In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle». La cosiddetta legge del taglione, cioè l'occhio per occhio, dente per dente, era davvero una norma biblica. A noi sembra così spaventevole e retrograda, ma in realtà questa tendeva a regolare e mitigare le logiche di vendetta. Infatti la vendetta a quei tempi veniva consumata non troppo fredda, ma ben calda e sproporzionata al delitto. Era implacabile e feroce. Quindi la legge aiutava a non esagerare, diciamola così. Ecco, Gesù riesce a superare anche questa logica benefica. Gesù capisce che il male genera male e il bene non viene fuori da una spirale del genere. Per porre fine al male occorre opporgli il bene. Certamente il bene di fronte al male è un po' come buttarsi in mezzo ad una lite per fermare due che si stanno picchiando. L'esempio è certamente riduttivo, ma in qualche modo coglie l'idea. E comunque, se al male rispondi con il male, ne viene fuori solo male. Quindi Gesù cosa si inventa? La legge dell'amore. Opponiti al male con il bene. Attenti bene, non un bene passivo e inconsapevole, quasi da stupidi. Alcuni bambini vittime del bullismo in confessione cerco di aiutarli raccontando sempre di Gesù, che quando era prigioniero è stato schiaffeggiato da una guardia. Ebbene, in quel caso Gesù non ha risposto con violenza, altrimenti si sarebbe contraddetto, ma non ne ha nemmeno porto l'altra guancia. A quel tipo che lo ha schiaffeggiato, lo ha guardato con severità e gli ha posto una domanda seria. «Si è detto bene, perché mi schiaffeggi?» Ebbene, quel soldato non ha più avuto il coraggio di toccarlo.